Grazie, ma magari ci ritorniamo effettivamente con alcune domande, anche perché credo che questi accordi poi vadano compresi proprio anche per trovare le possibilità di contestarli e trovare anche iniziative in grado poi di sollevare nell'opinione pubblica come vengono spesi i soldi, ma anche di far capire qual è l'architettura per bloccare le migrazioni e per esternalizzare la frontiera. Passerei a Paolo Cognini, visto che abbiamo citato più volte la legge sicurezza e migrazione, il decreto sicurezza bis cosiddetto, ma siamo all'interno, possiamo definirlo, di una crisi dello Stato di diritto, cioè è su questo che forse dovremmo maggiormente soffermarci. Oggi il diritto non solo... questo stato di diritto in crisi, ma forse il diritto non è sufficiente, no? per contrastare questo attacco generalizzato, cioè non è detto che sia l'unica possibilità o che sia la possibilità che ci permetta poi attraverso anche ricorsi, attraverso atti giudiziari di riuscire a bloccare questo attacco generalizzato. Ti passerei la parola. Sì, grazie. Ringrazio chiaramente lo Sherwood Festival per questa opportunità di confronto, sempre molto preziosa, anche perché le tematiche che stiamo trattando sono tematiche complesse che appunto arrivano fino al punto, fino al tema, al contenuto che stava introducendo adesso Stefano. Quindi io vorrei utilizzare il mio tempo proprio per sviluppare una riflessione, venendo un po' meno al mio ruolo d'avvocato, perché c'è l'avvocato, quindi si pensa immediatamente ad una esposizione sui contenuti tecnici magari del decreto Salvini bis o altro, invece vorrei provare così a dare un contributo che cerca di contestualizzare questi passaggi normativi, queste modifiche giuridiche a cui abbiamo assistito dentro un quadro più generale, perché forse è proprio dentro il quadro generale che possiamo trovare delle risposte soddisfacenti ai perché, no? Anche che prima accennava anche Annalisa e alle ragioni che hanno mosso poi alcune dinamiche italiane ed europee sulla tematica dei migranti. Dal 2017 ad oggi, quindi voglio dire dal decreto Minniti, Salvini 1, Salvini 2, abbiamo assistito all'approvazione, all'entrata in vigore in pochissimo tempo, in un arco temporale veramente straordinario dal punto di vista proprio della velocità delle tempistiche, abbiamo assistito all'introduzione di modifiche normative che sono di una gravità assoluta, cioè che toccano principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. E in questo i vari provvedimenti che si sono succeduti hanno seguito una parabola assolutamente coerente, cioè non c'è nessuno strappo tra il decreto Minniti e il decreto Salvini 1, tra il decreto Salvini 1 e ovviamente il decreto Salvini 2, c'è una continuità, c'è una parabola, c'è una strategia che alimenta poi il percorso giuridico che si introduce sull'onda della vicenda dei migranti e delle migrazioni. Allora, così riprendendo anche un po' il tema del dibattito, no? E quindi la moltiplicazione dei confini tra attacco ai diritti e razzismo. Ecco, la moltiplicazione dei confini è una moltiplicazione che si produce non solo in termini geopolitici, ma è una moltiplicazione di confini che si produce direttamente sul terreno normativo, cioè dentro l'ordinamento giuridico cambiano le norme e si costruiscono confini che prima non c'erano oppure che erano assolutamente più labili. E quindi un primo dato che io credo che dobbiamo sempre tenere presente è che ci sono cambiamenti giuridici che aggrediscono principi fondamentali del diritto costituzionale, della democrazia liberale come l'abbiamo conosciuta,
in maniera molto veloce, e queste modifiche vengono introdotte attraverso un meccanismo emergenziale, cioè si costruisce una narrazione dell'emergenza e si produce la norma. Però dobbiamo fare attenzione, perché rispetto ad altri periodi storici dove lo stesso meccanismo è stato utilizzato, però in realtà in altri periodi storici il processo si caratterizzava per una differenza molto importante, cioè si partiva da un'emergenza per costruire un diritto emergenziale, cioè un diritto delle norme che venivano già presentate come in qualche maniera temporanee, poi magari restavano nel tempo, eccetera. Però dal punto di vista della cultura giuridica venivano presentate come norme temporanee per far fronte ad una emergenza. In questo caso invece non si verifica questo tipo di meccanismo, cioè si costruisce una narrazione emergenziale laddove l'emergenza non c'è, ci sono delle urgenze di soccorso, ci sono delle urgenze che riguardano delle persone, non c'è un'emergenza come diciamo così problematica di carattere generale di una società, no? Quindi si parte da un'urgenza, la si traduce in una narrazione d'emergenza, e attraverso la narrazione di emergenza vengono fatte passare norme che però sono sistemiche, cioè non sono norme mirate a far fronte ad un problema in un determinato periodo di tempo, sono norme che modificano in maniera strutturale il sistema giuridico. Quindi quello che è successo con il decreto Minniti e quindi per esempio costruire, no, un processo rispetto ai ricorsi in materia di protezione internazionale dove veniva eliminato il grado di appello, per fare un esempio, quindi abbiamo, no, un ricorso che riguarda diritti fondamentali della persona che viene menomato di un grado, per fare un esempio, oppure l'abrogazione della protezione umanitaria con il primo decreto Salvini, il DASPO urbano che crea un meccanismo di confinamento dentro le città, l'ultimo decreto sicurezza che, tolta la parte relativa appunto ai soccorsi in mare, al sequestro delle imbarcazioni eccetera, per il resto è un decreto interamente misurato sulla repressione dell'opposizione sociale, che ha poco a che vedere col tema direttamente riferito al fenomeno dell'immigrazione. Quindi attraverso la narrazione dell'emergenza vengono introdotte delle modifiche che invece sono stabili, sono sistemiche e che producono dei confini molto importanti, che sono i confini dell'opposizione sociale, per cui i meccanismi di prevenzione, il DASPO che dicevo prima, che sono i confini che si costruiscono anche rispetto, per esempio, ai momenti aggregativi, tutta la produzione di normativa amministrativa che è seguita alla vicenda grave di Torino e all'ultima vicenda grave della discoteca Corinaldo nelle Marche, cioè la produzione amministrativa che ne è seguita è una produzione che mira a stroncare qualsiasi possibilità di meccanismo autonomo di aggregazione. Anche lì si parte da un dato che in realtà non è un'emergenza, anche in quel caso è un'urgenza, è una specificità, è un caso che si viene a creare, e da lì si costruisce un meccanismo normativo invece stabile che impedisce di produrre e di costruire aggregazione. Quindi i confini che si producono, che attraverso la narrazione di matrice razzista, discriminatoria, eccetera, eccetera, i confini che si producono all'interno dell'ordinamento giuridico sono quei confini che si producono attraverso quello che abbiamo chiamato più volte il diritto differenziale, cioè rompere il caposaldo, diciamo così, del pensiero giuridico moderno per cui tutti uguali davanti alla legge, stessi diritti, eccetera, eccetera, rompere questo tipo di dispositivo cardine per andare verso invece un sistema giuridico che differenzia i trattamenti a secondo della necessità di gestione delle singole diverse composizioni e componenti sociali. Produzione quindi di un diritto differenziale è produzione di confini, è una produzione di confini che viene generata attraverso la narrazione razzistica dell'emergenza immigrazione. Il fatto che si stia producendo diritto differenziale in realtà è un dato che
comincia a prendere corpo, si comincia ad averne anche una certa consapevolezza, però forse ci si interroga poco invece sulla natura di questo diritto differenziale. Natura di questo diritto differenziale perché? Perché per l'appunto il problema è che il diritto differenziale, cioè l'utilizzo di una produzione normativa che va a differenziare i soggetti sociali, le composizioni, le situazioni e che in base a questa differenziazione prevede norme diverse a seconda di quello che serve per gestire il fenomeno, questo meccanismo di diritto differenziale è un meccanismo che ormai si sta dando come dispositivo generale. Questo è il problema, credo, che sul quale dobbiamo, non ovviamente questa sera, però dico nel nostro percorso anche di analisi, di lettura della realtà, cioè dobbiamo in qualche maniera considerare con il quale dobbiamo misurarci. Perché nel momento in cui la produzione di diritto differenziale, cioè l'idea che il diritto venga differenziato a seconda dei soggetti sociali, nel momento in cui questo tipo di meccanismo diventa un dispositivo generale dell'ordinamento giuridico, questo crea un problema molto serio, perché per l'appunto materializza quello che Stefano diceva nell'introduzione di questa parte, cioè che siamo di fronte ad una crisi profondissima dello Stato di diritto. E una crisi profondissima dello Stato di diritto ci impone anche un ragionamento, cioè su quelle che possono essere poi le prospettive, come possiamo rispondere rispetto a questo tipo di dinamica che si sta generando e che non è assolutamente una dinamica limitata ad un paese o ad un'area territoriale. Considerate per esempio che nella democratica, tra virgolette, Danimarca si sta rivisitando completamente anche l'ordinamento penale in maniera terrificante, considerate che appunto si prevede che per determinati reati, questo stiamo parlando della Danimarca, la pena sia maggiore se il soggetto proviene da quelli che loro chiamano i ghetti, cioè quindi situazioni caratterizzate da una forte precarietà sociale, da una forte composizione migrante, cioè se tu provieni da quel tipo di contesto e commetti un reato, vai incontro ad una pena che è sensibilmente maggiore rispetto alla stessa pena, allo stesso reato commesso da un soggetto che proviene da un altro contesto. Il che ovviamente è spaventoso, però ci dà l'idea di quali sono le traiettorie su cui dobbiamo riuscire a misurarci. E la crisi dello Stato di diritto non è una contingenza, cioè evidentemente no, è un meccanismo che si lega anche a quelle che sono le modifiche che sono intervenute sul terreno economico, sul terreno della produzione, sul terreno dei sistemi finanziari. Non è un caso, no, che fino a qualche decennio fa c'era una coincidenza tra sviluppo dello Stato di diritto e della democrazia liberale e potenza economica. Quindi le potenze economiche più forti erano anche quelle che avevano un grado più avanzato di sviluppo dello Stato di diritto e del sistema democratico liberale. In questo momento la situazione è esattamente rovesciata. Abbiamo paesi come la Cina, e ne potremmo citare altri, la Russia per esempio, cioè dove invece il meccanismo di sviluppo economico è estremamente avanzato e si basa però su un sistema che rispetto allo Stato di diritto, al nostro concetto di democrazia liberale, è assolutamente a livelli molto molto bassi. Forse non potremmo neanche dire bassi, dovremmo parlare proprio di un sistema completamente, completamente diverso. E io credo che da questo punto di vista i cambiamenti che sono intervenuti sul terreno proprio del sistema economico sono determinanti per comprendere le modifiche che si stanno dando dal punto di vista giuridico. E fare questo tipo di analisi è un passaggio necessario, perché se noi riteniamo che il diritto differenziale, quindi queste disposizioni di cui stiamo parlando, sono una stortura del sistema, una sua degenerazione, quindi un fenomeno meramente discriminatorio, cioè quindi c'è un sistema che complessivamente funziona ma fa della discriminazione rispetto a qualcuno. Se è questo è un tipo di problema e
può intervenire semplicemente sul dato meramente discriminatorio, cioè quindi sull'eliminazione della norma in quanto tale. Se invece il ragionamento è diverso e arriviamo alla conclusione che in realtà si sta trasformando l'ordinamento giuridico in termini complessivi e che quindi c'è una crisi di carattere generale, chiaramente dobbiamo trovare delle soluzioni di tipo diverso. E personalmente credo che da molti indicatori che emergono che stiamo vivendo questa seconda ipotesi, quindi che siamo di fronte invece ad una modifica sistemica e congenita e che si lega fortemente, come dicevo prima, anche ai cambiamenti intervenuti sul terreno economico. Per fare un esempio, c'è tutto il meccanismo di valorizzazione dei dati, delle informazioni che da un punto di vista servono al mercato per, tecnicamente si dice, customizzare, no? Fare la customizzazione di massa, cioè personalizzare l'offerta del prodotto e quindi rendere efficiente il meccanismo anche di sfruttamento del consumatore, cioè questo meccanismo di gestione dei dati poi si traduce anche su altri terreni. Cioè nel momento in cui tu incameri dati sulle singole persone, differenzi le persone sul piano dell'offerta di mercato, poi le persone le differenzi anche sul piano del controllo, sul piano del sistema giuridico, sul piano della loro gestione in termini sociali e normativi. Per fare un esempio anche da questo punto di vista, si sta sviluppando molto un dibattito rispetto alla giustizia predittiva, quindi sostanzialmente come gestire il dato giuridico attraverso gli algoritmi. Negli Stati Uniti oramai stanno applicando degli algoritmi per decidere se un soggetto che è stato arrestato debba essere rilasciato su cauzione o no, applicano un algoritmo e valutano se il soggetto può essere rilasciato su cauzione oppure se invece deve essere trattenuto. Ovviamente l'algoritmo per fare questa valutazione mette dentro che cosa? La composizione sociale da cui proviene la persona, il quartiere dove vive, il suo passato e quant'altro. Quindi dico questo per fare un esempio di come l'economia, il sistema economico che stiamo vivendo è basato moltissimo sulla differenziazione e sulla personalizzazione anche della produzione economica, poi si traduce come meccanismo, diciamo così, di trasformazione generale anche sul piano giuridico. E sul piano giuridico produce inevitabilmente, perché è proprio insito nel meccanismo anche economico, una dinamica di differenziazione della gestione sociale e quindi della gestione normativa e giuridica. Se questo è il problema e se quindi siamo di fronte ad un meccanismo che è di carattere generale e quindi siamo di fronte non, come dicevo prima, ad una struttura tutta italiana, tutta, diciamo così, ricollegabile ad una determinata compagine governativa, ma siamo invece ad una trasformazione epocale dei sistemi giuridici, dell'ordinamento giuridico e quindi una trasformazione epocale che investe i nostri diritti, investe le nostre libertà, questo ci pone di fronte alla necessità di un ragionamento molto più complessivo e ci pone anche di fronte ai limiti di un ragionamento tutto giocato all'interno appunto del diritto così come lo conoscevamo, perché certe volte, e poi vado verso la conclusione per non rubare troppo tempo, però certe volte nel momento in cui si verificano delle forzature, quelle che appaiono delle forzature, quindi il decreto Salvini bis, il primo decreto, si apre tutta una discussione su come questi atti normativi possano essere in qualche maniera contrastati sul piano giuridico, sollevando un problema appunto di costituzionalità, di incompatibilità con normative primarie, eccetera. Che è un ragionamento che dobbiamo sempre fare, per carità, che dobbiamo sempre fare. Però dobbiamo fare attenzione a quello che dicevo prima, cioè se la trasformazione è una trasformazione che investe la struttura di base dell'ordinamento giuridico, molto difficilmente riusciremo a trovare le soluzioni dentro questo tipo di ragionamento tutto basato sul diritto, tutto basato sull'idea che è stata fatta una norma e che quindi quella norma la possiamo modificare e ripristinare l'equilibrio che c'era prima. Probabilmente dobbiamo fare un ragionamento di tipo diverso che invece riguarda la capacità in questo momento di trasformazione, la capacità di far emergere dal basso, da quelle che sono le esperienze sociali, da quelle che sono
come dire, le prospettive che nascono anche dal protagonismo della società, di chi è solidale e quant'altro, la possibilità di far emergere orizzonti nuovi e diversi che vanno ben oltre il problema, no, di una modifica di una legge o di una specifica modifica normativa. E fare questo tipo di operazione credo che sia molto importante, anche perché ci consente in qualche maniera di comprendere quello che sta succedendo, perché quello che si sta verificando ha proporzioni assolutamente, come dire, non equilibrate rispetto al fenomeno che deve essere gestito, cioè le modifiche normative che si stanno dando sono sproporzionate rispetto al problema, no, che si dice di voler gestire, perché investono tanti altri ambiti che non hanno nulla a che vedere con quel problema. Allora, fare questo tipo di riflessione io credo che sia importante, perché ci consente in qualche maniera di capire da dove nasce questa trasformazione, da dove nascono queste modifiche normative e soprattutto perché si determinano, quali sono gli interessi materiali che producono queste modificazioni. Dico questo perché altrimenti rischiamo, su un tema che sicuramente coinvolge molto anche la nostra sensibilità umana, quindi appunto il fatto di persone che attraversano i mari, che rischiano di affogare, e i salvataggi che vengono attaccati, no? Cose che fino a qualche anno fa sarebbero state inimmaginabili, no? Cioè, rispetto a tutto questo potremmo rischiare certe volte di perdere di vista il dato materiale che c'è dietro. Cioè potremmo rischiare in qualche maniera di fare un ragionamento prevalentemente etico, no? Che quindi pone il problema di ciò che è buono in sé, di ciò che è cattivo in sé. In realtà questo poi non ci porta molto lontano. Il problema è capire quali sono gli interessi materiali che determinano i cambiamenti. E gli interessi materiali qui ci sono, e sono gli interessi di un'economia che ha bisogno di un sistema giuridico completamente diverso, e dentro questo sistema giuridico completamente diverso non c'è spazio per le libertà e le garanzie a cui noi siamo stati abituati e che pure abbiamo criticato perché abbiamo sempre ritenuto che fossero del tutto insufficienti. Quindi riuscire a riportare anche la riflessione sul dato materiale, sulla composizione di interessi che sta determinando questo supervertere, no? questa trasformazione dall'alto dell'ordinamento giuridico è molto importante per capire poi invece qual è la dinamica opposta che possiamo mettere in campo, cioè qual è quel subvertere, quel sovvertire, quella capacità di rovesciare questo tipo di dinamica che invece può partire, e sicuramente molte esperienze a cui stiamo assistendo stanno già dando i contorni di questa capacità, possono partire invece da un protagonismo dal basso. D'altra parte, proprio in questi ultimi mesi abbiamo assistito anche sul piano internazionale, e chiudo proprio, insomma, a delle vicende, poi i gela gialli sarà oggetto di altra discussione, eccetera, eccetera, ma vorrei richiamare per esempio anche quello che è successo ad Hong Kong, no? su un tema poi molto particolare, quindi fenomeni che hanno dimostrato materialmente, concretamente, come poi il protagonismo sociale sia in grado di invertire in maniera profonda le tendenze, sia in grado di riconquistare in poco tempo ciò che invece, no, ti avevano sottratto. Quindi abbiamo dei segnali molto forti, no, di come questa capacità di rovesciare questo tipo di dinamica possa determinarsi e possa partire appunto dal basso della società. Quel basso della società che siamo tutti noi, che sono anche tutte quelle esperienze che, nonostante le grandi difficoltà, gli attacchi sempre più violenti e virulenti da parte di governi e di diversi governi e composizioni di governance europea, continuano comunque a voler fare della solidarietà, dell'apertura dei porti, dell'accoglienza, della rivendicazione dei diritti fondamentali dei migranti la loro battaglia principale.